Boh, dai. Fermo. Vai, vai, fermo. Ciao Pat. Ciao Gabri. Ciao, come stai? Stanco un po', ma vabbè, insomma. Anch'io. Partirei da un Bona, questo è proprio secondo me top Bona. Ti piace stare su sta roba di Bona di casa? Sì, perché Bona Zamparini è una roba incredibile. Ma ora, dai, insomma, non merita neanche il Bona, dai. Mimmo sei simpatico, a me è simpatico Zamparini. Sì, è incredibile, dai. Però insomma, era anche ora, diciamo, no? Ecco. Senti, grande Atalanta, parlando di calcio, io da milanista, milanista un po' simpatizzante Milan abbastanza, spero veramente che vada l'Atalanta in Champions, perché è una bella storia di calcio. Sarebbe, dal punto di vista sportivo sarebbe proprio giusto, corretto, ma credo che, purtroppo saremmo noi della Juve, probabilmente gli arbitri. Sì. Allora, è brutto da dire, ma è tutto strano, perché adesso tutti che danno contro, dalla Juve si dà contro a prescindere, però adesso dopo la partita di ieri, le frasi di Allegri che dice partite che non contano, è vero, come puoi pensare, cioè, hai vinto il campionato, sei avanti di 20 punti, non è facile prenderle in maniera completamente, diciamo, non dico seria, ma al 100%. Comunque sì, speriamo, anch'io penso che l'Atalanta se lo meriti, ecco. Mi dispiace per voi del Milan, però voi ve la siete giocata in quel mese e mezzo. Certo. Però non è ancora detto l'ultima parola, perché effettivamente c'è Juve-Atalanta. Se la Juve vince con l'Atalanta, Ronaldo fa tripletta, Milan vince tutte e due e va il Milan in Champions. Esatto, anche perché poi lì ci sono gli scontri diretti a favore. Vabbè, staremo a vedere. Scusa, quanto è finita? 7-0? Chi? Inter Chievo, che hanno giocato stasera, non sai quanto è finita. Lo so, basta. Basta Ferrari, basta, mamma mia. Basta Ferrari, basta Chievo e basta pane. Questi sono i tre basta della serata. La lezione che ci portiamo a casa è basta Ferrari, basta Chievo e basta pane. Penso che tutti saranno d'accordo su questo. Molto bene, molto bene. Ti segnalo in chiusura dell'headline un piccolo problema con le mogli in America. Ma vabbè, questo dopo va. Okay. Molto bene, molto bene. Pat C. Silver, allora siamo alle semifinali. Gara 1 è stato un po' corti, perché non è che ci saranno. Sono incominciati i playoff un po' dappertutto. Sì, siamo corti, però insomma, d'altronde siamo andati lunghi su tante altre puntate. Qui si parla proprio di carne Kobe, non di tagli così. Non mi viene il termine. Ma non di scamone, si parla di Kobe, non di scamone, ecco. Esatto. Sì, vero. Quindi saremo un po' più corti, ma con più qualità. Su cose. Sì, più qualità. Allora, C. Silver, Codroipo, può permettersi di tenere fermo Petrovcic, che aveva un fastidio alla caviglia, surclass alla tisana. Qua prevede onestamente un 2-0 secco nella serie. La squadra di Franceschini ha una fisicità irreale. Ho guardato la partita in televisione, è proprio, cioè, loro quando cominciano a difendere non riesci più neanche a passarti la palla, una roba. Esattamente quello che avevo detto anche quando ci abbiamo giocato contro da loro. A livello di talento non sono probabilmente i più forti, ma a livello fisico sono una squadra da serie B, ecco. Sì. Mettere un quintetto di ragazzi di alti quasi tutti, un quintetto di 2 metri in campo, quindi sono a un certo punto sono veramente di un'altra categoria. A un certo punto sarà fisico, no, ma insomma sono forti, abbiamo detto, sono forti. E fra l'altro poi la tisana era senza Palombita e Sbicico, quindi rotazioni cortissime. Credo che la tisana sia già contenta così, penso, a questo punto non so. Beh, però ha fatto un ottimo campionato, secondo me. Sì, alla fine sì, certo. E nell'altra semifinale fatica e non poco il sistema Pordenone, davanti a credo 2000 persone al forum, perché i verdi del B sono un osso duro. Beh sì, comunque anche qua li abbiamo incontrati noi della Dinamo Cordenons, è una squadra, come ripeterò sempre le stesse cose, comunque allenata bene, quindi è chiaro che chi va a affrontare Cordenons sa che avrà sempre ogni partita qualche cosa di diverso, qualche piccola invenzione, diciamo, dal punto di vista oltre che tecnico anche della gestione della partita da parte di coach B.
hanno faticato, però ha vinto, questo è quello che conta. Un po' di mianismo. Mianismo, sì, mianismo. Ho letto ieri, leggevo i messaggi che mi mandavate, i risultati, sì, mianismo. Tutto sembra pronto, per apparecchiato per vedere la finale che tutti si aspettano. Ora come ora ti direi Codroy tuo favorita, vedremo. Adesso comunque c'è ancora gara 2 da giocare. Anche qua credo comunque, a mio parere, che anche qua Pordenone riuscirà a portarla a casa anche in gara 2. Magari mi sbaglierò, speriamo per lo spettacolo che si vada a gara 3, però anche qua penso che si finirà tutto in due partite, ecco. Sì, credo anch'io, adesso farò delle valutazioni, pronosticare eventualmente il pareggio del B, ma vediamo. Se vede. Vediamo. Serie D, playoff, anche qua già andate le gara 1 dei quarti, Cervignano che alla meglio su Cusignaco dopo aver cominciato male, però poi insomma... Vabbè, il bernianismo si è sentito, mi sembra, 58 punti, easy. Sì. No? Tra l'altro sì. Mi sembra che coach Miani diceva che ha sempre sofferto Cusignaco, secondo me si è portato un po' avanti, ma insomma, anche qua presumo che la squadra arriverà in finale, ecco. Magari bisogna vedere il fattore campo a Udine, però insomma Cervignano adesso, a parte gli scherzi, una squadra ben allenata, anche Cervignano, siamo seri adesso, è inutile sempre ogni volta che si dà contro al buon Thomas, una squadra ben allenata, una squadra forte, probabilmente ci sono squadre più forti, sicuramente il Brega di un altro pianeta, però se la può giocare fino in fondo, ecco, glielo auguriamo, dai, parliamoci chiaro adesso, siamo buoni, un po' di buonismo, mianismo, berrettismo e buonismo, dai, giusto. E Carro Miani. Carro Miani, è giusto, anche Carro Miani. Quanti carri. Carro Tottenham, Carro Kane, Carro Livo, tutti i carri del dottor Giuseppe Fernandez. Parleremo dopo anche. E Breg, hai parlato del Breg, a tavoletta contro Casalsa. Io onestamente non pensavo così facile, ma invece è proprio facile. Sì, perché poi mi mancano due padine importanti, no? Eh sì. Avevamo detto che magari sarebbe stato più difficile, invece niente. Come no. Come se niente fosse, vabbè, insomma. Rullo compressore, Aviano fa valere. Non hanno perso una partita, questi rischiano di fare un record comunque, no? Penso. Io ti dico, adesso non abbiamo indagato, ma io non ho mai visto una partita. Ci sarà qualche squadra, però loro hanno anche vinto la Coppa Italia battendo squadre di Serie C, insomma, sì. Imbattuti, se finiscono imbattuti è veramente un risultato, anche se si parla di Serie D e non di NBA, comunque una cosa che ti ricorderai, ecco, nel tempo. L'unica cosa, se posso, di del Friuli. È di del Friuli, volevo arrivare anche a questo. Purtroppo è di del Friuli, quindi passerà in secondo piano. Se si parlava di Di Emilia, era tutta un'altra cosa. Fosse stata la Di Emilia. Ricordiamoci di del Friuli. Vabbè. E a proposito di Friuli, c'è stato un upset, Udine ha perso in casa contro San Vito, e San Vito che giovedì può chiudere la partita a sovvertito. Sì, questo è proprio un upset bello e buono. Con Galla nel 2007 mi sembra. Sì, non ci aspettavamo una cosa del genere. Ma assolutamente no. Cioè già San Vito, probabilmente già San Vito arrivata lì non ha fatto un bel risultato, un bel campionato, ma... Pensavo che perché lì, ecco. No, bravi. Niente, veramente bravi, complimenti. Decisamente. E Aviano di Starnoni che ha fatto valere il fattore campo, vince sul Santos. Questa secondo me si va a gara 3 perché è difficile vincere sul fattore campo. Servola. Sì. Servola, Servola. Bella. In forma oggi. Rapido flash anche sulla Serie B, dove i playoff incalzano, Sistema Rosa passa su Muggia e sarà finale con Sarcedo, giusto, prima contro seconda, hanno dominato il campionato. E per quanto riguarda invece la Pool Salvezza, derby fra Cusignaco e Oma per salvarsi, Triestine che hanno sovvertito, o meglio, hanno perso il fattore campo contro Treviso nel primo turno e quindi si giocheranno la salvezza contro la PLC. Sul giovanile, bene Trieste nell'Under 18 in Coppa Italia che vince Ferrara,
Nell'under 16 le regionali, Alma che vince Sant'Arcangelo resta in gioco per il terzo posto, in un girone è super equilibrato, si gioca il posto con Treviso, Virtus e probabilmente anche Legnano, sarà decisiva la prossima partita Virtus-Legnano. E San Daniele che aveva anticipato il 1° maggio aveva vinto con Casale, con Romaniga, ha fatto 32 punti e sabato va a Varese per ridi e scherzi a cercare il terzo posto, nel senso che se vince le prossime due rischia di arrivare terza nel proprio girone San Daniele, quindi che sarebbe un risultato incredibile, un gran risultato incredibile. Sarà difficile, penso, però insomma vai, ci provi, no? Ci provi. Perché non hanno più nulla da perdere, vanno lì, certo. E via senza problemi. No, bravi, complimenti. Salesiani, ok, domenica mattina con Torino, e prossima partita con Bernaggio. Cioè, non dirò Salesiani, no, ok, vincere abbiamo vinto. Domenica mattina. Squadra giocato molto bene, l'allenatore ha gestito bene la squadra, cioè fatti i complimenti. Cioè, no, devo dire una roba sulla partita di domenica mattina, parterre de roi. Con tipo? Andrea Beretta, Thomas Miani, Alberto Pia. Oh, guffate e tucani, cioè. sì. Parterre de roi comunque veramente, grande. Sì. Miani, poi... Beretta, Piani, Miani, vabbè, Daris ovviamente. Tomasi no? Ferrari, no, niente. Tomasi no, era atteso per il pre-partito. Atteso, sì, è vero, Jesolo, problema Jesolo. Bene, insomma, fatto bella figura. Beh sì, dai. Bene, contento. Peccato che non ci sia stato un filmato, un qualcosa, tra una stretta di mano tra mianismo e berattismo. Era da immortalare quella cosa. Perché io ero concentrato sul Messi. Ci sarà un'altra occasione. Ah, penso proprio di sì. Hai parlato di Gigi Tomasi, quindi di C-Gold, e qua, secondo me, pessima caduta del centrosedia. Corno, forse già in ferie, non lo so, però onestamente... Abbiamo parlato che era la peggior squadra che potesse prendere. Detto questo, prendere 30 in casa vuol dire che la partita... è nata male, oppure Murano ha... mi sembra di aver letto che Murano ha fatto sempre canestro da fuori. 92-64, una batosta, non è proprio il massimo, ecco, non è un gran risultato. Cioè, adesso magari fanno il numero ritorno, ma la vedo dura. Complicato. E sono disfortunati, parliamoci chiaro, perché proprio hanno preso la squadra. Quella da non beccare. Tutti volevano evitare Murano e purtroppo Corno non... la presa, ecco. Spiace. Cade con onore lo Jadran a Oderzo e secondo me mercoledì cerca di allungare la serie e perché no per tornare in Veneto. Tra l'altro Oderzo è già caduta su al Palacova o Piccina, quindi può starci. Vince soffrendo Monfalcone su Jesolo con l'asse scutiero Colli che si fa valere quando conta. Però hanno fatto fatica, eh? A vedere la partita, primi 20 minuti. Mi hanno detto che eri a vedere. Sì, mi sono arrivate delle notizie. Eh sì, Monfalcone ha fatto fatica. Il primo tempo Jesolo faceva canestro, poi stretto un po' le maglie difensive. Beh, ma sono partiti sotto l'ultimo quarto, no? Hanno fatto il parziale l'ultimo quarto, se non sbaglio. Ti dico, asse scutiero Collis, no? Prima hanno fatto veramente fatica, tenuti a galla. Comunque sono partiti dei playoff, servono. Bravi, poi comunque Scutiero e Colli, quando giocano, sono di categoria superiore, si sa. Vediamo, magari si andrà a gara 3. Eccolo lì, Croque Monsieur, bravo, giusto. Bravo, se andà su Google, che pagliaccio. Vabbè, Croque Monsieur, è vero. No, comunque, vabbè, comunque un'ottima, una buona vittoria, perché sai, i playoff comunque sono un altro campionato, quindi, insomma, vincere fa sempre, è importante. Ah, che sia 1-100, è sempre una sì. No? Mestre invece è facile, mi sembra più. Mestre è facile, adesso c'è il ritorno mercoledì contro. Caorle. Caorle o Caorle? E qua è un problema. Caorle, no? No, Caorle, non Caorle. Caorle? Sì. Devo chiedere. Problema accenti. Problema c'è. È come Nanut o Nanut? Fino in Emilia è Nanut, poi dall'Emilia in giù è Nanut. Però Emilia di o su?
Cioè già della D? No, lì era B. D non ho mai, purtroppo D Emilia non ho ancora mai, spero magari un giorno di poter giocarci, ecco. D Emilia però per adesso non l'ho ancora, non so. Ancora. Spiace, però vedemo. Non è mai detta l'ultima parola. No. E invece è stata anche l'ultima giornata per quanto riguarda la Lega A, con Trieste che ha perso a Milano con onore, però comunque i risultati sono favorevoli e saranno playoff. Beh, meritati. Anche se sono probabilmente... Beh, Dio, ieri hanno fatto un'ottima prestazione. Le ultime partite sono arrivate un po' con le pile scariche, ci sono dei giocatori come Dragic e lo stesso Cavaliero che sono un pochettino stanchi, in affanno, però sai, prendi Cremona e playoff. Secondo me è un buon accoppiamento per Trieste. Probabilmente migliore, cioè sì. Meglio, adesso con tutto rispetto per Cremona, però meglio prendere Cremona che Venezia probabilmente, anche se con Venezia è 2-0, però insomma i playoff sai, sono diversi. Vediamo, magari sai una partita, vincere una partita... primo anno dopo un tempo di A1 vincere una partita, portare a gara 3 Cremona sarebbe già un bel successo secondo me. Assolutamente. Ha fatto un gran campionato, dai, poco da dire, bravi. Poi con tutte le vicissitudini finali insomma. Però quello secondo me ha compattato il gruppo e il pubblico soprattutto. Vero. Ieri vero, c'era 400, domenica c'era 5 pullman. No, bravi. Accoppiamenti, cos'è Milano insomma. Anche se c'è James fuori, Milano credo che insomma non può perdere questo campionato, insomma è favorita netta. E le altre squadre non è che mi stanno convincendo nessuna, sinceramente. No, se devo dire la verità, 1-1, cioè, a parte Cremona e Trieste che secondo me sono state... Sì, gli altri campionati negativi. Venezia non si può dire che ha fatto un campionato, un gran bel campionato. Non ha fatto male. Allora, arrivata quarta Sassari, ecco Sassari in questo momento è... Ah vabbè, Sassari, ok. Dio, Sassari sì. No, sai che anche Trento ha iniziato malissimo, se ben ti ricordi. Come no? Si è tirata su. Perché Trento mi sembra che era ultimo a un certo punto, comunque era tra le... Sì, gli ultimi quattro posti. Sì. Sassari sicuramente è incredibile, ne abbiamo già parlato l'altra settimana, 15 vittorie, 16 di fila sono una cosa pazzesca. Vedremo, però io credo che Milano è sicuramente favorita, se perde insomma potremmo tranquillamente dire buona pianeggiana. Abbiamo anche già detto, lo ridiremo, ma anche se vince lo ridirò sempre buona pianeggiana. Ne abbiamo detto buona pianeggiana in tema di Eurolega, ci spostiamo quindi sulle Final Four. Non c'è stato basket giocato, ma ci sarà in questo weekend in arrivo, in uno dei più bei palazzi secondo me di tutta Europa, Palazzo di Vittoria. Confermata purtroppo l'assenza di Datome, quindi purtroppo confermata, questo dispiace veramente. Dio, adesso io ho detto Fener, comunque un giocatore molto importante per la squadra di Obradovic. Tu chi prendi? Real, no? Mi sembra. Sì, io comunque prendo Real per N motivi, perché uno mi piace come giocano da tanti anni, insomma da quando c'è l'Aso, che è un allenatore che ho strarivalutato. E per... È dura quest'anno, perché derby turco. Sì. No? È dura. Allora, io se dovessi dire la finale, direi Fener Real, come credo chiunque, anche i bookmaker probabilmente daranno favorite a queste due squadre. Però dicevo, Cesca mai da favorito praticamente non ha mai ha sempre deluso, questa volta magari partirà sfavorito. È dura, non è così facile secondo me, Sarà interessante. Sintonizzato. Comunque è derby turco, se comunque derby. Ammazzano pur di vincere, vedremo. Sarà una bella Final Four, le guarderò anch'io molto volentieri. Sicuramente. Pat Flexione sull'NBA, dove è successo di più. Flexione importante. Eh beh, sì. Beh, delusione sicuramente, prima partiamo da Houston, delusione Houston, che secondo me ha buttato veramente al cesso un passaggio del turno, perché si è fatto male Durant, sembrava un regalo, l'anno scorso si è fatto male Chris Paul e Golden State ha approfittato, so che era sotto 3-2, quest'anno invece... Durant si fa male, ma Houston veramente non ha sfruttato l'occasione, hanno perso e soprattutto qua c'è il problema che io non sapevo, dopo mi sono documentato, che loro hanno il problema del prossimo anno Chris Paul, che ha ancora un triennale, e Chris Paul sinceramente ok, grande, ma mi sembra un pochettino
se devo prendere secondo, se devo avere come secondo violino Chris Paul, cioè, non credo sia come insomma gli anni passano per tutti, ecco. E infatti Harden ha fatto capire che ne parleremo quest'estate, come per dire non sono così convinto che voglio rimanere qua, magari ci saranno delle sorprese. Golden State, finale di conference, ieri Portland con un grande McCollum, devo dire la verità, devo scusarmi col dottor Giuseppe Fernandez che è tifoso Portland, perché io prendevo un po' in giro il fatto McCollum sì, forte, ma mica tanto, invece ieri proprio mi ha gasato tantissimo, proprio tecnico, gran bel giocatore, bella vittoria, partita alla settima partita, sia questa che la gara di Toronto-Philadelphia, non partite secondo me dal punto di vista tecnico incredibili, però molto equilibrate. Andando ad est, appunto, dicevo, Toronto ha vinto con un canestro di Leonard che ha fatto 41. Incredibile. Sì, incredibile. Adesso cool, dai. La tirata, bravo che è riuscito a tirarla sopra in Bill, però corto, storto, la palla è entrata, incredibile veramente, però da solo praticamente ha portato Toronto in finale, perché Toronto è una squadra secondo me non di altissimo livello, tolto appunto Leonard. E tanto sbaglio tutti i pronostici NBA, secondo me finale Milwaukee Golden State e credo abbastanza semplice anche, però spero di sbagliarmi soprattutto per Portland, perché sai benissimo che io non tifo Golden State. Lo vedremo. Vedremo. Possiamo dire contento per Los Angeles, scusami, parliamo sì. Del prossimo anno, che stavo male al pensiero della firma di Tyronn Lue per i Lakers, già vedevo cose brutte, invece sono riusciti a fare secondo me la cosa migliore, ci hanno firmato Frank Vogel lì, non mi ricordo bene come si chiama, ex allenatore di Indiana, e vice allenatore Jason Kidd, secondo me è una buona cosa, vedremo cosa succederà quest'estate. Secondo me ci saranno qualcosa, scambi o acquisti, ce ne saranno parecchi, secondo me. È interessante. Purtroppo, ti dico la verità, adesso la seguirò con meno felicità l'NBA, perché non c'è nessun mio giocatore preferito in finale di conference. Un po' Lillard, ma il resto, insomma. Carro? Sì, beh, ho già detto, Carro Portland per me, però cosa vuoi? Sarà dura, speriamo. Senti, Boston possiamo dire è mezzo fallimento. No, pieno fallimento. Bellissimo, male Irving, si è dimostrato quello che dicevo io e tanti dicevano, è andato via da LeBron, ha fatto bene, Irving è una seconda star, è un grandissimo giocatore ma non può fare la prima star, non esiste, lui deve avere un'altra star vicino. Lo aveva già dimostrato prima che arrivasse LeBron, con LeBron grandissimo, a Boston così, anzi male, una serie. Hai letto le percentuali? Malissimo. Sì. Hanno buttato. Non è andata bene. L'esperimento. L'esperimento. Male. Ma anche Tatum, che tanto dicevano diventerà uno dei migliori giocatori, non ha reso neanche lui così tanto. Vedremo anche lì il prossimo anno cosa succede. Ci sono tante cose. Poi guarda, 1000 free agents ci sono quest'anno. Vedremo cosa succederà. Un'estate calda. Sì, calda. Non come adesso, che sembra di essere a novembre invece. A novembre. Senti, Gide, ho saputo che fra un po' compi gli anni. Sì. Gli anni di Cristo o di Larry Bird? Cosa preferisci? Larry Bird, Cristo poi. Beh, è resuscitato però. Sì, si è anche fermato a Eboli. Cristo si è... bello. Buona gira. Senti, niente, cosa possiamo dire? Ci sentiamo domenica, no? Sì, e buona anche. Buona, no, solo buona Zamparini e basta, Grale. Ma devo dirti la verità... ultimamente la coglivo fra i 2/3 buona al giorno, perché veramente... Maxi Bona, esatto. No, questa settimana non che Bona. Beh, Bona Ferrari, sempre quella. Sì, boh, ma basta, dai, basta. No, non merita neanche se parli più. No, altri Bona non mi viene in mente. No, devo dirla mia. Bona Nadal. Che sì. Zero titoli tra Monte Carlo, Barcellona e Madrid. Zero titoli. Sì. Non benissimo, però adesso c'è Roma e Parigi, che è casa sua, vedremo. Però, buona Nadal, credo sia anche per lui iniziato, no, anche per lui, sia iniziato un po' la prova di genere, ma è anche normale, insomma. Vabbè,
Bene. Patto. Ciao Gabriele, ciao, ciao, in bocca al lupo con i ragazzi. Crepi, mi raccomando. Sì, beh, io no, cosa mi raccomando? Io proprio nulla. Che roba, ciao. Ciao. Ciao, 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 ciao. Ciao.